Benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Panorami. Questa volta ci occuperemo del cuneo fiscale, una delle misure fondamentali annunciate dal governo giallorosso, quello che trova i propri partner principali nel Movimento 5 Stelle e nel Partito Democratico, ma insieme ad essi anche in Italia Viva, forse il partito meno interessato o meno propenso a questo tipo di misura, e l'EU, Liberi e Uguali, la componente più di sinistra, invece decisamente favorevoli. Una misura annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con l'idea di introdurre un pochino più di giustizia sociale all'interno della situazione del lavoro dipendente e del lavoro subordinato, e che in un paese altamente instabile come il nostro, sicuramente invece, come dicono i critici, come sostengono parecchi analisti, risponde all'idea di rastrellare un po' di consensi e di cercare di rifidelizzarsi alcune delle constituencies elettorali tradizionali del centro-sinistra. Soprattutto l'operazione cuneo fiscale scatta solo in via sperimentale, ed è prevista per la seconda metà di quest'anno. Da luglio quindi sono previsti più soldi in busta paga per chi guadagna tra gli 8.000 e i 40.000 euro. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che recepisce l'accordo con i sindacati rientrati all'interno di una dinamica di concertazione e per questo molto favorevoli a questo tipo di misura, non solo per gli effetti pratici, ma anche per la metodologia appunto concertativa di rapporto con il governo, prevede lo stanziamento di 2,9 miliardi per 16 milioni di italiani, lavoratori dipendenti, nella seconda metà per l'appunto del 2020. E si prevede che i percettori beneficiari di questa misura saranno 4,3 milioni di lavoratori. Dunque una parte ancora e soltanto per molti versi della platea del mondo dipendente. Ma si misurerà nel tempo quali saranno gli effetti, se riusciranno anche, oltre ad introdurre un po' di respiro all'interno delle famiglie che agevoleranno, che saranno agevolate da questa misura, se anche la dinamica dei consumi ne beneficerà. A questo punto, però, bisognerà davvero ragionare, oltre all'allargamento della platea compatibilmente con le risorse a disposizione, sul mondo del lavoro autonomo, sui professionisti, sulle partite IVA, che peraltro in buona parte sono maggiormente propensi all'altro schieramento politico. Se l'idea del cuneo fiscale per il lavoro dipendente è una sorta di tiro alla coperta troppo corta che finisce per prelevare risorse al mondo produttivo, in questo caso degli autonomi, allora la misura rischia di essere veramente e soprattutto di tipo elettoralistico. Bisogna invece pensare ad alleggerire il fisco e a introdurre una serie di misure che vadano nella direzione di chi ha la partita IVA. Questa è una sfida fondamentale, troppo trascurata dai governi precedenti e soprattutto su cui continuano ad esserci un po' troppe stimmate e diffidenze da parte di una certa sinistra. E allora anche se questo governo vuole rilanciarsi, ecco, è in quella direzione che deve guardare con forza.